Ciao, bentornati al canale. Come vedete oggi spiaggetta. Oggi sono in solitaria però. Il Grizzly l'ho lasciato lavorare, almeno qualcuno che lavori. Sono in quel di Bibione. Avevo mezza giornata libera. Ho detto, boh, andiamo a fare un giretto, va. Vediamo cosa abbiamo qua. Una bella linguetta. Avanti, ne ho trovate mille di linguette oggi. A fine giornata avrò un sacchetto intero in tasca. Ma fino adesso cos'è? Un'oretta e mezza che sono arrivato più o meno. Vediamo qua, sarà un'altra linguetta. No, un pezzettino di schifezza. E dicevo, sarà un'oretta e mezza che sono arrivato più o meno. Ho trovato pochino, due macchinine nella stessa buca, e quella è una soddisfazione. E boh, forse 2,50 euro, non, niente di più. Boh, ma qua eravamo già stati due volte, quindi poi ormai siamo ben fuori stagione. Vediamo dove è di preciso. Neanche di qua. Qualcosa c'è, ma eccolo qua, una roba microscopica, so già io. Eccolo qui. Cioè, guardate cosa trova. Poi criticano sempre il Garrett, ma guardate cosa ho trovato. Cioè, è una roba microscopica, eh. Andiamo avanti. Aspetta, qua sono passato prima che mi ricordo i noccioli. È pieno di buche, tutte aperte, che logicamente si buca e si lasciano così, no? Ah, oggi ho detto, boh, vado a fare un giro. Tanto ho fatto tutto ieri, tutti i lavori che dovevo fare li ho fatti ieri, così oggi ho detto me la prendo in relax. Una cozza, cos'è sta roba? No, non è questo. Ah, beh, un rivetto. È un po' lunghetta, perché effettivamente stamattina sono andato via un po' prima, perché ho detto così magari vengo anche via prima oggi pomeriggio, perché Udine, Bibione sono circa 75-80 km. Solo che poi tra andata e ritorno, un po' lunghetta, no? Un altro rivetto. Però vabbè. Adesso vediamo se con Grizzly verremo fuori. Anzi, salutiamolo che lui è a lavorare oggi, io no.
almeno qualcuno che lavora. E probabilmente domenica andiamo a fare un giro, torniamo sempre in spiaggia, non qua, dall'altra parte. Questo mi sa che è zona Rivetti. Dov'è? Infatti ci sono Rivetti e questi cazzettini qui. Per andare un po' più vicino alla riva. Che tocca scavarli tutti, no? Visto? No, no, qua. Strano. Un 2 centesimi incrostato. Strano perché c'erano solo Rivetti qua. Proviamo ad andare in giù, vediamo. Queste sono le buche che dicevo. Ce n'è una qua, una lì, due, tre di là, un'altra lì. Io adesso scavo qua, ma sicuro quello che ha trovato questo l'ha buttato qua per terra. Infatti, la linguettina. Vediamo se non mi uccido per alzarmi. Ecco. Boh, adesso vado avanti ancora un po'. Vediamo solo questo ritrovamento qui cos'è. Una linguetta anni 80 di quella strappo. Dicevo, vado avanti ancora un po'. Poi ci sentiamo dopo con calma. Beh, vediamo ancora questo. Magari ci stupisce. Qua. Incredibile. Infatti ho detto che ci stupiva. 20 centesimi. Avevo già cominciato a dare i soldi per dispersi, perché era da un po' che non si trovava niente. A parte i 2 centesimi prima. Boh, ci vediamo allora al prossimo target. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella, condividere, mettermi piace. Ciao.